Ciao ragazzi, bentornati in questo nuovo video. Oggi voglio parlarvi di una cosa che riguarda tutte le persone che sicuramente eseguono delle trazioni, ossia qual è il diametro ideale per andare a eseguire le trazioni alla sbarra. Questo video sicuramente può essere utile per tutti coloro che devono andare a crearsi una nuova palestra, oppure devono comprarsi una sbarra, oppure devono farsela fare, capire un attimo quello che è il grip giusto per andare a non fa avere troppa difficoltà nel rimanere attaccati, soprattutto quando il numero di ripetizioni aumenta. Sicuramente non solo conta il diametro della sbarra, ma conta anche il materiale. Se il materiale per esempio è acciaio inox, che tende a essere abbastanza scivoloso, oppure tutte le cose cromate, è difficile stare appesi, soprattutto man mano che il sudore aumenta. Quindi eventualmente un tipo di verniciatura che rende la superficie un po' più ruvida vi rende sicuramente il lavoro più facile. Tornando a noi, quando vi parlavo di diametro, esistono sostanzialmente tre situazioni. Le due situazioni, che sono quelle più estreme, prevedono che il diametro sia o troppo fino, come per esempio una penna, oppure sia un diametro troppo grande, come per esempio un tubo di quelli grossi da idraulico. Nel momento in cui noi andiamo ad avere un tubo troppo fino, quello che succede è che la muscolatura si trova già in uno stato di preaccorciamento e quindi si affatica molto più facilmente. Nel momento in cui invece andiamo un diametro che è eccessivamente grande, abbiamo la muscolatura dell'avambraccio che si trova in uno stato di troppo allungamento e quindi non è in grado di generare sufficientemente forza, ok? E quindi si fa molta più fatica. L'idea che comunque è che i due estremi non vanno bene, l'idea è trovare una metà via. Io personalmente con un diametro di 3 cm, 3 cm e 3, mi sono sempre trovato benissimo. Dopo ci si adatta, non è che si va a cambiare una palestra intera perché non c'è la sbarra che è di 3 cm 3 ma è di 2 cm 8, quello è il discorso. Quindi fondamentale avere una misura che sia intermedia, che sia di un materiale che non vada a farvi scivolare, soprattutto se state sudando, e vedrete che sicuramente le trazioni, tutto quello che riguarda lo stare appesi, diventerà sicuramente più facile. Ok? Ciao ragazzi!